A Kazan, in Russia, hanno vinto i padroni di casa per la sera. La stagione è stata ricca di successi e Leon ha confermato il suo approdo a Perugia. Si è chiusa con un meritatissimo podio europeo la meravigliosa stagione della Sir. Troppo forti Leon e i compagni dello Zenit, Perugia si è resa 3-0 nella semifinale della Champions League in terra sovietica. La squadra di Bernardi ha cercato l'impresa, ma si è inchinata di fronte alle raffinate martellate dell'asso cubano, pronto a passare ora dall'altra parte della rete. Il sorriso nella Final Four di Kazan, con 4.000 spettatori a incorniciare la festa e una quarantina di immancabili sirmaniaci, è arrivato con il successo nella finalina contro i polacchi dello Zaxa di Andrea Gardini. Non era sazia la Sir, nemmeno dopo il fantastico triplete, Supercoppa, Coppa Italia e il magnifico scudetto. La sfida è finita con la rimonta perugina per un 15-7 al tie-break dopo oltre 2 ore di schiacciate, che ha confermato la grande voglia di vincere che è stato il dolce segreto di una stagione stellare. Ogni elemento è stato determinante e il popolo del volley perugino ha fatto un immenso ideale inchino verso tutti i protagonisti, in attesa della grande festa per la città che il patron Sir ci sta mettendo a punto dopo il rientro della squadra dalla Russia. La Final Four di Kazan è andata in archivio con una vittoria annunciata, ma tutt'altro che scontata nella costruzione di un finale al cardiopalmo. Ha vinto lo Zenit e la Lube chiude l'annata con l'ennesimo secondo posto, il quarto in 4 competizioni. Ma Civitanova stavolta ha sfiorato il colpo grosso, avanti 2-7-1 contro i colossi russi e sprecando pure un match point sul 14-13 del quinto set. Il resto è Leon, quel Wilfredo che spacca ogni partita quando vuole, quel Wilfredo che scarica a terra l'ace del 17-15 per alzare la quarta Champions League consecutiva. E ora comincia un'altra avventura per far impazzire Perugia, lo ha confermato lo stesso Leon ai microfoni della CEV. Everyone now will come Engape to Kazan. I'm going to Perugia to defend there the scudetto. Qui arriva Engapet, io vado a Perugia per difendere lì lo scudetto, la Supercoppa e la Coppa Italia e per provare a vincere la Champions League. Spero di fare bene. Non è sazio Wilfredo, non è sazio il patron Circe e nemmeno il popolo perugino tricolore. Si festeggia un 2018 magico, si vive l'estate delle nazionali e poi si ricomincia con Zaitsev che dovrebbe seguire Velasco a Modena. Perugia riparte da Bernardi e spalanca gli occhi per Leon.